guanti, pale e tanti sacchi gialli e neri per raccogliere e ripulire la pineta di Castel del Monte ad Andria, un'operazione che ha coinvolto circa 100 volontari giunti alle pendici del maniero federiciano di domenica mattina per contribuire a mettere un piccolo tassello di senso civico sul territorio cittadino. Puliamo il mondo è il titolo della manifestazione svoltasi in tutta Italia e che ha coinvolto direttamente il circolo andriese di Lega Ambiente, che ha coordinato le operazioni di pulizia con il fattivo contributo di diverse realtà del territorio, tra cui gli attivisti di Fare Ambiente, i soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Andria, i membri dell'Associazione Free Place, l'Associazione Culturale Ideamo e gli ospiti dei centri di riabilitazione dei padri trinitari di Andria, Venosa e Bernalda. Importante anche la numerosa partecipazione dei volontari, circa una ventina, della Confraternita Misericordia di Andria, che ha coinvolto direttamente anche gli ospiti richiedenti asilo o protezione umanitaria, con mediatori ed assistenti sociali dei due centri CAS Buona Speranza e Caribù. Posso simbolicamente immaginare che sia l'inizio di una nuova particolare campagna di sensibilizzazione che soprattutto in autunno e in inverno abbiamo intenzione di sviluppare all'interno delle scuole, perché soprattutto attraverso la sensibilizzazione dei più piccoli, dei più giovani, che sono stati tra l'altro i maggiori protagonisti oggi, perché con entusiasmo hanno partecipato a questo tipo di iniziativa. Dobbiamo cercare appunto di scalfire tutti quei preconcetti che molto spesso si incancreniscono nella mente dei cittadini. In tutto sono stati 80 i sacchi rigorosamente differenziati raccolti dai volontari, una iniziativa nata anche grazie all'impulso dell'altro villaggio e con il patrocinio del comune di Andria e del parco dell'Alta Murgia. Tantissimi rifiuti di ogni tipo raccolti per un territorio patrimonio dell'umanità violentato da cittadini senza scrupolo. Un'esperienza meritevole di attenzione, perché hanno partecipato numerosissime associazioni, c'è stato un numero di partecipanti a cui va il mio personale ringraziamento proprio per chi crede nella sostenibilità ambientale. Oggi soprattutto grazie all'impulso dell'altro villaggio, che ha voluto coniugare la ricettività, quindi l'aspetto turistico all'aspetto ambientale, abbiamo cercato di dare il nostro contributo, che rappresenta il simbolo a cui tutti i cittadini dovrebbero orientarsi, che è quello di tenere pulito l'ambiente. Non è un piacere che fanno al parco, non è un piacere che fanno a nessuno, ma è soprattutto un dovere nei confronti di loro stessi, per cui auspichiamo che ci sia sempre più sensibilità attorno a questi temi ambientali. La giornata è stata anche l'occasione per parlarsi, conoscersi e condividere esperienze, uniti dall'obiettivo di rendere più vivibile e più bello il territorio in cui si vive, nel segno della solidarietà e della convivenza, ma anche dell'integrazione contro rifiuti e degrado. Io dico solamente che per ripulire l'Italia, ripulire le città, bisogna partire da terra, dalla terra.